Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Noleggi attrezzature che sollevano persone e materiali? Ricorda, non basta noleggiare soluzioni a prezzo basso. Affidati a Locatop. Sicurezza e qualità nei servizi e nei prodotti. Personale qualificato e formato per sopralluoghi, consegne e assistenze. Locatop. Noleggio sereno, informato e sicuro a prezzi competitivi. Trova la filiale più vicina a te. www.locatop.it. Locatop. Il noleggio sicuro a portata di mano. Buongiorno telespettatori e ben ritrovati con la prima edizione del nostro telegiornale. Riposerà nel cimitero di Borgo Panigale la piccola Fatia Nur Molla, la bimba di 4 anni di origine bengalese che è deceduta all'ospedale maggiore di Bologna per i traumi riportati a seguito della caduta accidentale avvenuta lunedì pomeriggio dal terzo piano di un palazzo di Via della Campagna nel quartiere San Donato a Bologna. La cerimonia di sepoltura si è svolta questa mattina nel cimitero di Borgo Panigale secondo il rito islamico. State vedendo appunto le immagini. Tanti parenti e gli amici della comunità bengalese che si sono stretti intorno alla famiglia in un dolore profondo, silenzioso e molto partecipato. Alla cerimonia di sepoltura la mamma di Fatia è stata a lungo sorretta dalle parenti, visto che anche l'altro giorno, dopo la corsa disperata in ospedale con la piccola, è stata colta da malore. L'intero quartiere, comunque, dicevamo, si è stretto alla famiglia che da diversi anni vive in città, accompagnandola in questo momento di dolore straziante. Il comune si era anche messo a disposizione per un eventuale rientro della salma in Bangladesh, ma la famiglia della piccola Fatia ha deciso di farla seppellire a Bologna, appunto nel cimitero islamico che si trova proprio a Borgo Panigale. Una serata di musica, emozioni e lacrime ieri nel ricordo di Alessandra Matteuzzi, la 56enne uccisa dall'ex fidanzato proprio mentre rientrava a casa nell'agosto di 2 anni fa. Un evento molto partecipato, anche questo è sentito dalla cittadinanza, sul palco la sorella Stefania, il cugino, una cara amica e anche le istituzioni che hanno ribadito il loro impegno costante e concreto contro il femminicidio. Se sarà il vento canterai, se sarai acqua brillerai, se sarai. Sono le note di Ovunque sarai di Ramari, echeggiare in piazza Lucio Dalla, che ieri sera ha voluto ricordare Alessandra Matteuzzi, la 56enne uccisa dall'ex fidanzato Giovanni Padovani mentre rientrava a casa. Insieme alle note della musica che Alessandra tanto amava c'era il caloroso ed affettuoso abbraccio della sorella Stefania, del cugino Andrea, degli amici e delle persone che ieri sera hanno partecipato alla serata organizzata per ricordare Alessandra e con lei tutte le vittime di femminicidio. Assieme alle parole e alla musica di Rama scorrono le foto e le immagini di una vita interrotta a metà in quella maledetta sera del 22 agosto di 2 anni fa. A salire sul palco, emozionati e commossi, la sorella Stefania ed il cugino Andrea. Si chiama solidarietà. È su questo, questa parola è determinante. È determinante per noi nell'ambito familiare perché è sicuramente ciò che ci dà la forza di riuscire a reggere e a guardarci quotidianamente, giorno per giorno. Ed è una parola che Bologna, la nostra città, riesce ad esprimere, io penso, pensiamo, in modo più corretto e giusto, importante. Apro e chiudo una parentesi, beh, quella parentesi che però, vuol dire, è quell'aspetto che oggi lo abbiamo anche detto, l'ho detto io, l'ha detto Stefania, mia cugina, l'ha detto l'ambito familiare, a quella persona, a colui che ha assassinato Alessandra, è stato dato l'ergastolo. L'ergastolo per noi è quella sentenza che ci ha potuto dire e far dire è la cosa giusta. È un aspetto secondo me molto importante, questo è il messaggio che voglio dare alle donne, subito di prestare attenzione.
Ora vorrei dire di mia sorella, oltre al fatto che era una persona solare, gioiosa, amava la vita, e volevo ricordarla per come cantava in macchina con la mamma, in casa, adoravano cantare loro due. Io non lo so come farò andare avanti, perché il dolore è veramente immenso, però insieme a voi sicuramente la vostra solidarietà che ho avuto fin dall'inizio mi dà coraggio e mi scalda un po' il cuore. Grazie. Ad assistere alla cerimonia di ricordo anche i genitori di Sofia Stefani, la vigilessa uccisa nello scorso mese di maggio per mano del collega Giampiero Gualandi. Poi, tra lacrime, musica e ricordi, sono salite sul palco anche le istituzioni cittadine che hanno sottolineato il loro impegno nel fare in modo che il germe di quel patriarcato violento e rabbioso non si generi mai più. Ed ora passiamo alla cronaca. Torniamo a parlare di furti in esercizi commerciali, un fenomeno che in questo agosto, in questa estate, ha visto un'impennata decisa. Ieri è toccato al forno di Porta Lame di Samuel Mafaro una donna entrata nel negozio, sebbene chiuso per ferie, ha preso il fondo cassa, ma è stata messa in fuga dalla mamma del titolare, che era nel retro per svolgere alcune pulizie. Per noi Federico Balletti. Il video delle telecamere di sorveglianza mostra un ladro, che poi si rivelerà essere una donna, entrare nella panetteria approfittando della serranda semiaperta, raggiunge la cassa, prende qualche spicciolo, tutto quello che c'è dato che il negozio è chiuso per ferie, ma poco dopo viene sorpresa dalla madre del gestore, che era nel retro a fare le pulizie. È la cronaca del furto sventato avvenuto in pieno giorno al forno di Porta Lame di Samuel Mafaro. Qualche anno fa era stato lui a mettere in fuga un ladro, fra l'altro mentre era in mutande perché si stava cambiando. Questa volta è stata sua mamma. Entrata con la serranda a metà e di soppiatto è andata in cassa e ha preso la cassettina degli spicci, che c'erano sì, no, 3 euro di monetine rosse, e se le ha portate via. Mia mamma se n'è accorta, che ha visto qualcuno uscire, gli è corso dietro. A questa ragazza poi sono caduti tutti i soldini, e sembrava che una persona molto in difficoltà, e addirittura gliel'ha ridati. A me quello che dà fastidio non è magari che questa ha bisogno di mangiare, è che entrano comunque senza, entrano nella tua proprietà e senza chiedertelo. Ecco, io ero chiusa, stavo pulendo e mi stavo facendo i fatti miei, insomma. Poi alla fine mi è dispiaciuta, perché probabilmente questa qua, da quello che mi è sembrato di capire, fosse anche una tossicodipendente ed era anche giovane. Quello che mi dispiace di più è che c'è certa gente che è ancora, che cade ancora in queste trappole, insomma. E poi vabbè, i sensi di colpa mi vengono dopo, però alla fine non è successo niente, ecco, di grave. Samuel già qualche anno fa era già finito, diciamo, sui telegiornali per aver inseguito un ladro in mutande addirittura durante un furto notturno. Questa volta non c'era Samuel, ma c'era sua mamma. Sì, deve essere una cosa genetica, cioè dare dietro ai ladri deve essere una cosa di famiglia. Com'è la situazione qua in questa zona? Siamo a due passi anche dal cantiere per il tram di via Rivareno. Boh, se ti chiudi dentro, tranquilla. Il problema è che adesso, essendoci poca gente, uno spera che, e comunque prova ad aver fiducia nel prossimo, ma insomma si fa un po' fatica. Però per me dovrebbero essere fatte più vigilanze, ecco, in qualsiasi periodo dell'anno, soprattutto quando c'è poca gente, perché comunque quelli che vogliono delinquere ci sono, purtroppo. E continuiamo a parlare purtroppo dello stesso argomento: ladri in azione in via Torino, in zona Savena, a Bologna. Ignoti malviventi sono entrati all'interno di un'abitazione, hanno portato via orologi e gioielli per un valore di circa 40.000 euro, tra gli oggetti rubati anche un Rolex. A chiamare la polizia è stato il padrone di casa, che una volta rientrato ha trovato tutto a suo quadro. Sul posto, oltre agli agenti della Volante, è intervenuta anche la polizia scientifica, che in seguito al sopralluogo non ha rilevato nulla di utile al fine del proseguo delle indagini.
E un cittadino straniero sospettato di essere un terrorista di matrice islamica è stato espulso dall'Italia con un volo partito da Bologna. A dare la notizia è stato ieri sera il ministro degli interni con un annuncio sui social, in particolare sull'account del Viminale. È stato espulso e rimpatriato un migrante irregolare, si legge, pericoloso per la sicurezza nazionale. L'uomo, segnalato dall'intelligence per le sue posizioni estremiste vicine all'ideologia jihadista, aveva tentato di far perdere le proprie tracce. Le forze dell'ordine lo hanno individuato e ricondotto nel suo paese d'origine a bordo di un volo partito da Bologna. Non è ancora stato chiarito se l'uomo gravitasse anche sul bolognese. E partono lunedì prossimo, 26 agosto, i lavori di asfaltatura di via Nazionale a Pianoro. Si tratta della prima tranche di lavori di messa in sicurezza delle strade pianoresi previsti dall'assestamento approvato lo scorso luglio dalla giunta Vecchiettini, con il quale si comincia a restituire ai cittadini pianoresi l'avanzo di amministrazione accumulato dalla precedente amministrazione comunale. A partire dal 4 settembre poi avranno inizio anche i lavori di asfaltature di via Belvedere in base ad accordi tra Comune di Pianoro e Enel, mentre dai primi giorni di ottobre sono previste ulteriori messe in sicurezza per l'asfaltatura di via Donini nel tratto compreso tra via Giardino e Cadell'Albero, in via Colombo al Botteghino, zona Monte delle Formiche e in alcune strade in centro a Pianoro. Questa è una notizia di servizio. Torniamo invece a parlare, appunto, ci spostiamo appunto di qualche chilometro da Pianoro, andiamo in Appennino perché torna anche quest'anno per la 15ª edizione la corsa podistica 5 passi in Val Carlina. Tantissimi già i partecipanti iscritti alla competizione, ma come sempre l'obiettivo non è soltanto quello di fare sport, ma anche quello di valorizzare le bellezze del territorio e naturalmente cercare il più possibile di attrarre turisti. Appuntamento fissato per il 25 agosto con il Memorial Giorgio Pasquali di Lizzano in Belvedere sull'Appennino bolognese. Si tratta del campionato nazionale WISP di corsa in montagna organizzato da Runners Maratoneti Berzantina a Lizzano. Tra le alternative per correre un po' all'aria aperta e soprattutto al fresco, sarà infatti possibile scegliere tra la gara competitiva, non competitiva e il percorso più breve per i bambini. Siamo arrivati alla 15ª edizione della 5 passi in Val Carlina. La gara anche quest'anno è valida per il campionato nazionale WISP, il secondo anno. La manifestazione sta dando grande soddisfazione, ma quello che ci piace di più è il progetto iniziale, di non creare solo la semplice manifestazione sportiva, ma di dare anche un riscontro a livello di turismo. Infatti sempre di più le persone, gli atleti, li prenotano con l'occasione della gara e vengono a trascorrere qualche giorno in montagna da noi. Per esempio da giovedì a sabato c'è lo street food nel borgo antico, nel caratteristico borgo c'è questa manifestazione, o comunque possono fare altre attività, possono andare al corno, a fare una camminata, addirittura arrivare fino alla croce 1945 metri usando le due seggiovie aperte. Alle 9 in punto lo start della gara sul tracciato di 18,5 km con un dislivello di 692 metri che sarà accuratamente segnalato e presidiato nei punti più importanti. Non resta che augurare a tutti buona corsa. Ed ora il calcio. Vincenzo Italiano avrà subito a disposizione Tommaso Pobega, appena ufficializzato da un Bologna concentrato per la sfida di domani sera appunto contro il Napoli e concentrato anche sul mercato. Luca Pinkerle. Dovrà essere un Bologna di personalità, questo vuole Vincenzo Italiano, così ha detto pochi minuti fa in conferenza stampa, senza fidarsi del Napoli, ferito dopo il 3-0 contro il Verona. Ha chiamato tutti all'attenti, Vincenzo Italiano sa che ci sarà bisogno di grande personalità per la sfida contro il Napoli. Un Bologna rimodellato fortemente dal mercato, perché in gruppo è stato ufficializzato già Tommaso Pobega, che partirà per Napoli, convocato con la maglia
numero 18. Italiano ha detto di lui, ha dato subito grande disponibilità, e un mancino con le sue qualità a centrocampo ci serve. In attesa dell'arrivo di Benjamin Dominguez dall'Argentina e di Ealing Junior dall'Aston Villa in prestito secco per rinforzare gli esterni, si cerca anche un difensore centrale. L'identikit è quello di Jakub Kivior, operazione che potrebbe arrivare in prestito dall'Arsenal. Intanto Italiano spinge per accelerare i tempi sui propri centrali. Ha chiesto a Lukumi quanti minuti ha a disposizione. Lukumi gli ha risposto più di 90, ma Italiano ancora non si fida e potrà schierare nuovamente Beukema ed Erlich. Sulla sinistra Lico Yannis sembra confermato, ne ha parlato tanto bene in conferenza l'allenatore del Bologna, che probabilmente schiererà Ebischer in grande spolvero dopo l'infortunio al posto di Moro. Tridente ancora una volta affidato a Orsolini, Ndoi e Castro, ma il Bologna vuole affrontare Napoli, il Napoli a testa alta e aspettando gli ultimi innesti dal mercato. Ed ora siamo al basket con il raduno della Virtus che lunedì aprirà le porte dell'allenamento ai tifosi. Sentiamo dunque il coach Luca Banchi sulla nuova stagione delle V-Nere. Rita Mandini. Chiaramente c'è grande attesa, c'è impazienza, perché come ogni tifoso anche noi della squadra abbiamo desiderio di vedere quale sarà il potenziale di un gruppo che fin dal primo giorno si dimostra molto voglioso, determinato. Una stagione, quella precedente, che ci ha lasciato un po' di amaro in bocca per l'epilogo che ha avuto, e quindi sulla scia di questo cerchiamo di ripartire con la feroce determinazione di avere una stagione di alto profilo. Quindi, come detto, tanti cambiamenti, e per me personalmente la possibilità di poter intervenire sulla squadra fin dal primo giorno, quindi siamo insieme a lavorare e cercare di sfruttare soprattutto il lavoro fatto lo scorso anno, grazie al supporto di chi torna, di chi è tornato. Il loro supporto sarà determinante per cercare di accelerare i processi di aggregazione dei nuovi. Il tempo di lavoro non è molto, però è consuetudine per le squadre di alto livello cercare di raggiungere l'obiettivo in un tempo ridotto. Lo scorso anno per me sono stati 7 giorni, quindi è quasi un lusso. E con le parole di fiducia di coach Luca Banchi si chiude questa prima edizione del nostro telegiornale. Grazie a tutti per averci seguito, vi auguro naturalmente un buon proseguimento di giornata. L'informazione ritorna come sempre questa sera alle 19:20. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it, e ti connetti con la realtà che ti circonda.